Ciao a tutti ragazzi, vi avevo promesso la pagella unica singola di Massimiliano Allegri ed eccoci qua, perché credo che quando si arriva a determinati momenti della stagione, quando si affrontano determinate partite, sia opportuno parlarne nel dettaglio, no? Di chi dirige la squadra, qualsiasi squadra possa essere, qualsiasi allenatore possa essere, bisogna ragionarle nel dettaglio queste cose. Ieri sera ho fatto un post partita abbastanza pessimistico, abbastanza negativo, riprenderemo tanti punti che non mi sono piaciuti proprio in queste pagelle. Ma voglio partire da un punto positivo, probabilmente una cosa che farà ridere, detta in questo momento e con questo mood del giorno dopo, ma questa è la miglior andata degli ottavi finale di Champions League degli ultimi 3 anni. Perché col Lione perdiamo a Lione, col Porto perdiamo a Oporto. Ieri sera non vinciamo, ma almeno pareggiamo e ci portiamo a casa un risultato che sa di non dico di sconfitta, ma ha questo retrogusto amarognolo, un po' come quando prendi un antibiotico, no? E guarda caso, tra l'altro, immagina te se l'unica volta in cui abbiamo un pareggio con gol fuori casa non è nell'unica annata in cui il pareggio con gol fuori casa non vale più niente. E quindi, come hanno già detto in tanti, anche i protagonisti, lo stesso Allegri, al ritorno sarà una finale. E quando si parla di finale di Juve e di Champions, penso che questa mano debba andare per forza nei Paesi Bassi, in Olanda, per fare gli scongiuri, perché se no non se ne viene più fuori. Quindi questa è la nota positiva e ci dà anche la dimensione, no, di quello che è stata gli ultimi 3 anni di Champions da parte della Juventus, un vero e proprio disastro. Poi c'è la notizia peggiore, che è l'infortunio di McKennie. Ovviamente quella è in assoluto la notizia peggiore, quindi abbiamo gli estremi. E già capire che la notizia migliore, vabbè, la notizia migliore in realtà è il gol di Vlahovic dopo 30 secondi, però di quello abbiamo già parlato. Però capiamo che la notizia peggiore è tanto grave, la notizia migliore è una roba mediocre. In mezzo c'è sia la prestazione sia il risultato, perché per quanto mi riguarda, il risultato in Spagna all'andata con un pareggio, se ci devo ragionare sulla carta, se mi avessero chiesto ieri, io ripeto, non avrei firmato, però avrei anche accettato un pareggio a patto di vedere una Juventus che comunque la vittoria cercava di ottenerla, no? In tutti i modi. Quindi una Juventus, e non stiamo parlando, dopo ci arriveremo, ma non stiamo parlando di tattica, di tecnica, di moduli, di schemi. Sto parlando semplicemente nel vedere la voglia di una squadra che voleva fare il risultato pieno. Poi il pareggio l'avrei anche accettato, un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo visto con l'Atalanta, no? E invece no. Ed è per questo che mi rimane quel retrogusto un po' amarognolo. Vediamo. Vediamo, perché purtroppo questo cambio delle regole potrebbe riuscire a condannarci al contrario rispetto alla tendenza de delle ultime annate in cui riusciamo a uscire per via del gol fuori casa che cavale doppio. Speriamo che possa in realtà essere finalmente il nostro momento è che si possa passare. Secondo me Massimiliano Allegri ieri sera è da 5. Ok? Questa è la mia valutazione soggettiva. Come soggettiva è la mia preferenza inerente al modulo che la Juventus ha schierato là. Perché io, quando ho capito che effettivamente era una difesa 3, non ci ho più visto. Non ci ho più visto, ma non perché, attenzione, cerchiamo di spiegarla questa cosa, non perché allora ci si difende a 5, quindi non va bene. Quello sinceramente non mi interessa, anche perché nel primo tempo, forse anche i primi 10 minuti del secondo, ho visto una Juventus che comunque andava su. Io non mi trovo d'accordo con quelli che mi dicono abbiamo fatto la semplice, solita partita, sempre tutta la partita oltre i 35 secondi in cui facciamo gol dietro la linea del pallone, perché io non ho visto questo. Io non ho visto questo nella prima parte di gara, quindi nel primo tempo e per qualche minuto nella ripresa. L'ho visto alla grande nel finale di partita, quindi poco prima dell'ora, dal 50-55esimo in poi sì, abbiamo completamente rinunciato a fare quello che avevamo fatto in maniera decente, almeno inizialmente. E per me puoi semplicemente difenderti in 5, in 6, in 7, in 8, in 10, in 12, in 14, 35, non mi interessa. Mi interessa soltanto una cosa, che poi tu sia in grado di riuscire a dare il pallone a quello con il numero 7 sulla schiena, che abbiamo visto che anche in Champions League non chiede né buongiorno né permesso, non dice niente, eh? Lui entra, spacca tutto, appena entrato. E se fino alla prima parte di stagione è sempre stato uno dei primi a dire, ragazzi, senza il centravanti, senza l'uomo d'area di rigore, senza quello che ha lo spunto negli ultimi metri, si fa fatica, adesso che ce l'hai,
non ci sono scuse che tengano. E quando si diceva durante il calciomercato adesso Allegri non ha più scuse, sì, adesso Allegri non ha più scuse, e non erano parole al vento, erano parole effettive. Perché ribadisco, il 3-5-2 o 3-4-3, 3-6-1, chiamatelo come volete, che ha schierato Allegri, per quanto io non sia amante della difesa 3 e per quanto io addirittura sia arrivato a mettere la pietra tombale su Andrea Pirlo proprio nel proporre una difesa 3 con la Fiorentina poche giornate dalla fine, quando non avevi mai provato la difesa 3 prima, che non è nemmeno andata bene, quando io vedo la difesa 3 in questa singola partita così importante dico, da, cioè, incredibile, ma siamo in grado di farla noi questa difesa 3? È una cosa che possiamo permetterci? E incredibilmente aveva funzionato, perché loro lasciavano delle praterie, quindi col cambio campo riuscivamo a prendere campo, col lancio lungo, che per tanti è una cosa negativa, ma ieri il lancio lungo aveva un senso. Il problema del lancio lungo è quando diventa il tuo unico sbocco, perché mai siamo riusciti ad andare in verticale su Vlahovic palla a terra, mai siamo riusciti a portare Morata, McKennie e che ne so, uno tra De Sciglio e Cuadrado che sugli esterni, vicino effettivamente a Vlahovic per dargli l'imbucata anche palla a terra. Queste cose ci sono mancate, e quando tu arrivi a fare un primo tempo ok, e poi vi dico anche questa, quando tu arrivi in Spagna con una squadra come il Villarreal, che sì, le mani avanti le metti per forza di cose, perché negli ultimi 3 anni siamo usciti contro qualsiasi squadra, cioè senza proprio pensare allo status, al palmarès, a chi era, no, sei uscito, se dopo 30 secondi ti ritrovi in vantaggio per una bella giocata di Danilo, un bello scatto di Vlahovic in profondità, magari pure preparata dall'allenatore, tu non puoi a un certo punto completamente smettere. Bam, così, una bolla di sapone, ragazzi. Avete presente quando le bolle di sapone scoppiano? La Juventus è stata questa. Ieri la Juventus a un certo punto della gara è stata questa. E ribadisco, secondo me non è nemmeno il problema di lasciare il pallino del gioco in mano agli avversari. Ma chi se ne frega? Se noi siamo una squadra più forte in altre cose, ma lasciamoglielo il pallino del gioco in mano agli avversari. Però poi, quando loro vengono fuori, e verranno fuori, perché lo sai che verranno fuori, siamo in Champions League, una partita eliminazione diretta della Champions League. Secondo te, questi dopo un primo tempo che hanno faticato, sono andati vicino al gol un paio di occasioni, ma non l'hanno fatto, sotto dopo 30 secondi, ma tornano in campo per farsi mangiare la pappa in testa, in casa loro? Ma certo che no, tornano in campo per almeno pareggiarla, se non vincerla. Allora lì, dove magari lasci anche il dominio agli avversari, ma lasciagli il dominio agli avversari, però poi i break a centrocampo me li devi fare, però poi le ripartenze sulle esterne me le devi fare, le giocate nei piedi della punta me le devi fare, se vogliamo possiamo anche lanciarlo sulla profondità, certo, ma non sempre. Cioè, questo deve avere la possibilità anche di respirare, perché se nella prima parte di stagione, e magari ed eravamo lì da poco tempo e non eravamo squadra e Morata non era al centravanti, oh, e sono passati dei mesi, passato giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, siamo a fine febbraio, sono 9 mesi con un attaccante che adesso te l'ha fatto vedere, quando gli arriva la palla te la butta dentro, in una competizione importante come la Champions League, contro una squadra abbordabilissima nonostante le tue assenze, nella quale ti ritrovi addirittura in vantaggio anche con una disposizione inedita come la difesa 3, che a me personalmente non piace, ma che fino a quel momento stava funzionando. E allora perché a un certo punto spegnersi come bolle di sapone? Poi secondo me c'è stato anche un ritardo nei cambi da parte di Allegri, e secondo me questa è una cosa da segnarsi, perché ragazzi, Locatelli giusto toglierlo perché era scoppiato, ma era scoppiato Rabiot, era scoppiato De Sciglio, era scoppiato Cuadrado, era scoppiato lo stesso Morata. E capisco che ieri c'erano delle assenze, capisco, ti giri, guardi la panchina e dici cavolo, ma non possiamo mica più pensare sempre siamo questi, siamo questi, l'abbiamo pensato nella partita con l'Empoli, che era la seconda partita di campionato, la prima senza Cristiano Ronaldo dopo pochi mesi che si lavorava insieme, e mi va bene dire siamo questi, e c'è stata una piccola crescita della squadra. È quello che vi dicevo l'altro giorno, se devo ragionare dallo zero magari con cui abbiamo iniziato l'anno al 10, che magari il 10 è la squadra che ti fa davvero il triplete, noi siamo tra il 5 e il 5 e mezzo adesso, siamo passati dallo 0, siamo passati per l'1, il 2, il 3, il 4, ma non siamo sufficienti ragazzi, e arrivati a questo punto della stagione qua, non si può più andare di rendita o andare con la folle, con la prima inserita, la seconda, vi passo anche la seconda, ma bisogna andare in terza a un certo punto, bisogna andare in quarta a un certo punto, non dico in quinto o in sesta, magari ci arrivano solo determinate macchine, solo su determinate strade, e probabilmente noi non siamo ancora quella squadra e quella macchina,
Però non si può andare neanche in secondo e in terza tutto l'anno, eh? Non si può. Non si può perché arrivi a questo punto della stagione in cui cambia tutto e devi dimostrarlo. Banalmente devi dimostrarlo. Poi il pareggio non è terrificante, secondo me non è bello, non è nemmeno terrificante. C'erano tutti i presupposti per fare il punteggio pieno ieri sera. Ma bastava non fermarsi. Ma perché ci fermiamo? Ma perché ci fermiamo? Poi io qua adesso faccio anche un passo indietro perché ci sono alcune cose che le devo dire per forza di cose. Sono concetti che ho già espresso magari anche in video in cui ho alzato la voce che adesso vado a riproporre un po' più calmo. Ieri sera qualcuno nel video mi è venuto a scrivere: come fai a dire che tutta la colpa del primo gol è di Rabiot e non di Allegri? Io non ho mai detto che la colpa del primo gol era tutta di Rabiot e non di Allegri. Non l'ho mai detto. Mai. Non l'ho mai detto. E poi infatti oggi nelle pagelle dico è anche colpa di De Ligt. Non ho mai detto è tutta colpa di Rabiot. Mai. Quindi significa che qualcuno preventivamente è arrivato a fare un commento su una cosa che non era mai uscita dalla mia bocca. Altra cosa. In quel video vi faccio una domanda, vi pongo una domanda, e cioè com'è possibile che in queste partite qua, quindi gli ottavi di finale di Champions, quando la Champions non è più a gironi ma diventa eliminazione diretta, negli ultimi 3 anni, con 3 allenatori diversi, con 3 preparatori atletici diversi, con 3 staff differenti, abbiamo gli stessi infortuni e gli stessi problemi. Cioè a un certo punto della partita, in questa specifica partita, ci spegniamo. Non vi sto parlando di un discorso di disposizione in campo, perché Sarri le ha fatte col 4-3-3 o 4-3-1-2, Pirlo le ha fatte col 4-4-2 trasformista, ieri sera Allegri l'ha preparata col 3-4-3-3-5-2. Non è un discorso di moduli, non è un discorso di idee, perché Sarri, Pirlo e Allegri hanno 3 filosofie di calcio differenti. Non è un discorso tattico, non è un discorso di posizionamento, è un discorso che vi faccio mentale, perché negli ultimi 3 anni, con 3 allenatori differenti, a livello mentale scoppiamo. Scoppiamo e ci caghiamo addosso in questa partita. Quando è la Champions, eliminazione diretta, negli ultimi 3 anni con 3 allenatori diversi, 3 filosofie diverse, 3 modi diversi di vivere il calcio, 3 storie differenti, 3 preparatori atletici differenti, alcuni muoiono e altri si cagano addosso. E la risposta di tanti, se non di tutti, questa volta lo devo dire, è stata il problema, la risposta è colpa dell'allenatore. Ma allora non avete ascoltato la domanda, mi avete dato una risposta che volevate darmi, che è diversa dalla domanda che ho posto. Perché se avessi chiesto qual è il problema di questa partita, uno mi può dire la risposta: secondo me il problema è stato Allegri. Benissimo, non c'è problema, anche secondo me Allegri ieri sera niente di eccezionale, anzi, e infatti si becca 5. Ma se la domanda è una, come fa la risposta a essere quella? Che non è palesemente possibile che quella possa essere la risposta alla domanda? Non è possibile. Che, ancora una volta, mi sembra che ci siano delle risposte predefinite, preparate preventivamente da buttare per portare avanti un'idea, che è un po' quello che mi si sta dicendo su Adani. C'è tanta gente che mi viene a scrivere: tu che hai criticato Adani, hai visto che Adani ha ragione? Ma il video di Adani l'avete ascoltato o avete letto il titolo, avete visto la miniatura ed è finita lì? Perché in quello stesso video di Adani io vi dico le cose che ha detto Adani sono in gran parte condivisibili e in gran parte mi trovo d'accordo, ma mi ha dato fastidio come le ha dette, e quindi se le dici in un certo modo magari passi dalla parte del torto. E quindi qui entro nel discorso del video che ho fatto in cui titolavo questa volta alzo la voce: magari qualcuno avrà dato fastidio come le ho dette quelle cose, e quindi stesso discorso, come a me ha dato fastidio come l'ha detta Dani, a qualcuno avrà dato fastidio come le ho dette io. Ma anche qui c'è della gente che mi viene a dire: tu hai detto che non si deve criticare Allegri. No, io ho detto tutto il contrario di tutto, e questo stesso video lo dimostra, come lo dimostrava quello col Toro. Perché secondo me Allegri, queste ultime 2 partite, anche perché abbiamo visto, no? L'abbiamo visto col Verona, quando riusciamo a mettere la qualità vicino a Vlahovic. Lo abbiamo visto nel secondo tempo col Sassuolo, quando riusciamo a mettere la qualità vicino a Vlahovic. L'abbiamo visto anche per tratti larghi durante la partita con l'Atalanta, quando riusciamo a mettere la qualità vicino a Vlahovic. Che vengano fuori delle partite di un certo tipo. Poi il primo tempo con il Sassuolo, tutta la partita col Toro, il secondo tempo ieri sera. Sono quelle classiche partite in cui c'è il braccino, come il tennista che non tira forte perché c'ha paura di sbagliare. C'è il braccino per paura di uscire. E allora scrolliamocela di dosso sta roba, ma con 3 allenatori, lo torno a dire, con 3 allenatori diversi, questa roba qui, con 3 allenatori diversi. È qui che, secondo me, entra in gioco Massimiliano Allegri. Perché uno come Allegri,
con la storia di Allegri, il palmarès di Allegri, la mentalità di Allegri, perché Allegri che mi va a dire ai microfoni preferisco una Juve bruttina ma vincente piuttosto che una bella ma perdente, ma va benissimo, può dire quello che vuole, anzi io lo condivido pure questo pensiero, ma non me lo puoi dire quando pareggi l'andata agli ottavi di finale di Champions dopo che nel secondo tempo ci siamo cagati addosso, perché ieri non siamo stati bruttini ma vincenti e neanche bellini ma perdenti, ieri siamo stati a tratti bellini, a tratti bruttini, pareggianti, e allora non va bene, questo è un discorso che non puoi fare in quel momento lì, e non è un discorso di non si può criticare Allegri perché sennò ti do delle pacche nel culo, perché io sono il primo che mi girano i coglioni quando nei commenti mi trovo uno che mi dice no, Allegri non ha sbagliato niente, come puoi pensare di dare delle colpe ad Allegri perché lui ha fatto questo, questo e questo e quell'altro, e allora? Quello lì l'ha fatto, bravo, gli faccio un applauso, sono contentissimo di quello che ha fatto, ma adesso c'è da fare ancora, E il fatto di avere uno come Massimiliano Allegri in panchina, queste partite qui, dovrebbe darti quella marcia in più che è mancato nelle ultime due precedenti gestioni e che nell'ultima gestione di Allegri era venuta a mancare ai quarti di finale con l'Ajax. È questo che dico, in questo punto della stagione il braccino non va più bene. Magari andava bene prima perché c'erano dei problemi, perché dovevamo metterci a posto, dovevamo capire la fase difensiva, dovevamo capire i movimenti, dovevamo capire la fase offensiva, dovevamo capire chi eravamo, qual era il nostro livello. Sì, però ora basta. Cioè, arrivati al 23 di febbraio e iniziando a giocare le partite eliminazione diretta della Champions, adesso basta. Adesso le palle Vlahovic devono arrivare. Cioè, non mi interessa come ci arrivano, se ci arriva con la triangolazione a centrocampo, con l'1-2 figo, con la trivela, con la rabona, con tutto di prima, tutto di seconda, solo di testa. Non mi interessa, ma la palla ci deve arrivare. Ma non è possibile che la Juventus vada a fare una partita in Champions, in azione diretta, e questo si debba inventare un gol dopo 30 secondi e che poi la palla non gli arrivi praticamente più. Non è possibile, perché poi lo vediamo, no? Nel secondo tempo arriva Morata, la prima palla lui la sbaglia, ma perché Morata non è Vlahovic, ma torniamo su questi discorsi, ma li sappiamo questi discorsi, allora dobbiamo lavorare in modo che a Vlahovic la palla arrivi e non sempre solo con quel lancio lungo a scavalcare il centrocampo, che sì può essere una cosa efficace, ma se me la ripeti per 90 minuti cioè, anche un neonato in tribuna poi capisce che quello era l'unico piano gara e che magari funziona la prima volta perché prende un gol, già la seconda ci stanno più attenti. Poi un esperto come Raul Albiol, uno che sportivamente detesta la Juve come Raul Albiol, ma ci mancherebbe altro che ci torna a fare questo favore. Quindi ieri sera mi è sembrata mancare la mano dell'allenatore che queste partite le ha già affrontate, le ha già vissute, le ha già portate a casa tante volte. Ieri sera non c'è stata. Poi Allegri tante volte nella sua precedente gestione Juve ha fatto delle andate di questo modo, se non peggio, perché ne ha fatte di peggiori con l'Atletico, con Real, ne ha fatte tante di più brutte, assolutamente. Però ieri tu vai in vantaggio dopo 30 secondi e gli altri sono un po' in cagona, perché anche le due palle gol che riescono a produrre, una becca al palo, l'altra se la ritrova il portiere tra le mani. Sembrava tutto orientato, no? Verso la tua serata. Sì, però la tua serata non ti può piovere solo addosso e non può essere solo Vlahovic a crearsela, quella tua serata. Cioè, devi anche essere tu ad andartela a prendere. E sebbene questa sia stata, sì, la miglior partita, addirittura a livello di prestazione, Sentite cosa vi dico, addirittura, per quanto non mi sia piaciuta, è la miglior partita a livello di prestazione degli ultimi 3 anni nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sì, ma non basta. Ma non può bastare, ma non può essere questo. Poiché ci siano delle partite in campionato che magari giochi contro la Salernitana, contro il Genoa, contro squadre che magari non c'hanno... E ci sono dei momenti in cui ti prendi il blackout e smetti di giocare, non sei più quella Juve schiaccia sassi che deve fare il risultato e allora ti prendi delle... Ma mi va bene, perché conosco i limiti di questa Juve. Non è che sono arrivati Vlahovic e Zaccaria adesso siamo i più forti del mondo. Secondo me siamo diventati una delle squadre migliori in Italia. Sulla carta, lo dico tranquillamente. Però questa Juve è ancora indietro, se no non sarebbe quarta barra quinta in classifica. Questo mi sembra senza ombra di dubbio. Però se anche in Champions tu non c'hai questa reazione d'orgoglio, questo graffio da tirare l'avversario, ma quando lo tiri fuori... E qui, lo ripeto, non stiamo parlando di un discorso di moduli, di un discorso tattico. Io vi sto parlando del fatto che tu in Champions League con la maglia di Juventus, eliminazione diretta, magari non l'hai mai giocata, o magari è una delle ultime volte che la giochi, o magari dovrai giocarti la riconferma. Ma ragazzi, ma bisogna disintegrare quegli altri, Perché se no dimostri di non essere un giocatore da Juventus. Semplicemente, o dimostri che
la Juventus è giusto che non ci arrivi in Champions l'anno prossimo, perché magari uno arriva a giocare questa partita con più voglia di te, con più grinta di te, e ribadisco, non è un discorso tattico questo. E queste sono cose che deve passare l'allenatore. E queste sono cose che deve passare l'allenatore. È ovvio che le dovrebbero già avere i calciatori, in primis. Però se vedi che non ce le hanno, qua bisogna dargli la carica all'ambiente. E in vista del ritorno bisogna veramente caricarli con la molla, bisogna girare dietro. Poi un'altra cosa che dico su Allegri, ma è una cosa che dico da inizio anno, se questo modo, dato che ieri abbiamo difeso col 5-3-2, no? Questo modo di cercare di godere nel difendere, lo tiro fuori ancora perché io ce l'ho qua sta cosa, se avevi Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Steiner ed Evra, che erano top, super top a fare quella roba lì, non ce li hai più. non ce li hai più. E lo stesso De Ligt, per parola di Allegri, non era pronto a giocare una difesa 3. E quindi se De Ligt non sa il movimento della difesa 3, perché lui è abituato a essere al centro dell'area di rigore piuttosto che spostato sulla sinistra, e quindi lascia quel buco, e allora da lì diciamo a Rabiot di doverlo seguire, perché cazzo è il suo uomo, abbiamo marcato uomo e lo lasciamo lì, e mi va anche bene che De Ligt mi faccia l'errore, però perché allora tirar fuori la difesa 3 in Champions e in una partita così delicata senza averla mai provata prima, con parole dello stesso Allegri, ammissione dello stesso Allegri, De Ligt non è pronto per fare il centrale nella difesa 3? Perché sono poi, sembrano dettagli, sembrano particolari, ma ragazzi, ma sono quella roba che ti fa la differenza tra ho vinto 1-0 in trasferta in Champions, ho fatto 1-1 e adesso vediamo, perché dipende che cosa succede a Torino. E può succedere di perdere a Torino, mi pare di aver capito che quest'anno a Torino ci abbiamo già perso, anche in Serie A, sì, anche in Serie A, e mi pare di capire che anche in Champions ultimamente, anche se a Torino magari hai fatto risultato, poi vai fuori lo stesso, per il discorso che il campo è fatto così, e se ancora non abbiamo capito che non abbiamo la squadra di 7 anni fa, di 6 anni fa, di 5 anni fa, 4, 3, 2 anni fa, ma abbiamo una squadra diversa, con delle caratteristiche differenti, un giocatore come Vlahovic che è arrivato da un mese, e va bene, sarà arrivato da un mese, ma ormai ce l'ha fatto capire che tipo di giocatore è, cioè uno che se dà la palla fa gol, e se continuiamo ad andare avanti come i gamberi, cioè all'indietro, dopo che eravamo effettivamente andati avanti, dei passettini, perché erano stati dei passettini, però si è vista una differenza di Juve tra quei passettini avanti e questi passettoni indietro. Poi è tutto aperto, perché al ritorno la possiamo vincere, portare a casa, non è un problema, però bisogna anche iniziare a domandarsi, perché da anni, con qualsiasi allenatore questa squadra poi arriva e si caga addosso. Il pannolone in Champions League lo lascia a casa, perché sennò semplicemente non ti meriti di giocare la Champions League.